Alla ASL, lavoratori e lavoratrici non vedranno corrisposto anche per l'annualità 2017 quanto dovuto a titolo di salario accessorio per straordinari, indennità di turno, indennità festive e indennità notturne a causa dell'incapienza del fondo per il trattamento accessorio. A denunciarlo all'FP-CGL della provincia dell'Aquila. Risulta infatti che con disposizione della direzione generale è stato comunicato che a decorrere dal mese corrente non verranno più corrisposti trattamenti accessori relativi all'anno 2017. Una nota che arriva dopo le rassicurazioni sul contenimento delle risorse per il lavoro straordinario che, a detta dell'amministrazione, era in netto calo. La CGL nei mesi scorsi aveva già provveduto ad inoltrare una nota di sollecito con cui veniva diffidata la ASL al pagamento del trattamento accessorio relativo al 2016. Pertanto sono 2 anni che ai lavoratori non viene remunerato quanto dovuto per il lavoro svolto. Siamo di nuovo alla beffa, scrive la funzione pubblica CGL, mentre vengono richiesti sempre più sacrifici in termini di lavoro e condizioni allo stremo, inesorabilmente vi è una contrazione salariale. Avevamo già chiesto nei vari incontri di contrattazione alla ASL per la corrispensione di quanto dovuto alle maestranze di attingere per gli anni pregressi al bilancio dell'ente e al fondo contenzioso. Contestualmente avevamo chiesto un monitoraggio sull'andamento dello straordinario nei vari reparti e la certificazione dello straordinario svolto a partire dal 2017. Ai lavoratori, secondo la CGL, viene chiesto soltanto più sacrificio, al quale non corrisponde la giusta remunerazione, con condizioni di lavoro massacranti e un ricorso continuo a prestazioni di lavoro straordinario. Le prestazioni vengono utilizzate all'interno della programmazione del turno, al fine di coprire le carenze di personale. È chiaro a tutti che quanto si sta generando è certamente imputabile ad una cronica carenza di personale e all'uso improprio del lavoro straordinario, con ulteriore conseguenza relativa alla continua violazione delle norme sui riposi obbligatori per i lavoratori, il concreto rischio di demansionamento per il personale che deve garantire diverse attività anche non proprie della categoria di appartenenza e in ultimo addirittura il mancato pagamento delle prestazioni eseguite. In assenza di azioni concrete, denuncia la CGL, volte alla risoluzione delle enormi problematiche, attiveremo ogni forma di protesta e ogni iniziativa di lotta a difesa del diritto di lavoro e alla giusta retribuzione del personale, attivando se necessario anche ricorsi ai giudici del lavoro.